Un ex ufficiale dei reparti speciali dell'esercito tedesco di 64 anni è stato arrestato in un albergo di Ponte San Giovanni a Perugia a conclusione di una complessa attività investigativa che ha portato all'arresto di 25 membri di un gruppo terroristico di estrema destra tedesco che progettava tra l'altro l'assalto al Parlamento. L'operazione si inquadra nell'ambito di una complessa attività della polizia tedesca tesa a disarticolare una radicata rete terroristica ispirata al Terzo Reich che conta più di 20.000 militanti. L'attività sul territorio italiano è stata eseguita dal personale della DICOS e della Questura di Perugia su attivazione dell'unità Fast Italia e Sirene del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale Polizia Criminale che ha seguito le attività di scambio informativo con l'ufficiale di collegamento per la Germania. Ascoltiamo il dirigente della locale DICOS, il vice questore della Polizia di Stato, il dottor Gianfranco Leva. Nella mattinata odierna la DICOS di Perugia ha eseguito una misura particolare nei confronti di un soggetto tedesco presente da giorni qui presso una struttura recettiva in località Ponte San Giovanni. Un mandato d'arresto europeo scaturito da un'attività di indagini condotta dalle autorità tedesche, diciamo autorità giudiziarie e polizia, che grazie alla segnalazione e alla collaborazione con gli uffici del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e la Direzione Centrale di Polizia e Prevenzione, che è deputata nell'attività di contrasto al terrorismo di matrice eversiva sia di destra che di sinistra, abbiamo individuato questo soggetto presso questa struttura ricettiva, abbiamo fatto una serie di controlli e monitoraggio nel tempo che diciamo, a seguito di questi controlli e approfondimenti investigativi e lo scambio, la condivisione di questi elementi informativi ci hanno in qualche modo portato all'emissione di questo mandato d'arresto europeo che poi abbiamo eseguito questa mattina facendo irruzione nella struttura e procedendo all'arresto del soggetto. Il soggetto che è noto per essere in qualche modo rientrato nell'ambito dell'operazione condotta in Germania dalle autorità tedesche e che lo vede coinvolto in un gruppo di estremisti di estrema destra le cui finalità erano quelle di sovvertire l'ordinamento democratico tedesco, quindi i presupposti erano quelli in qualche modo di compiere azioni o i propositi di metterle in atto nei giorni successivi o a seguire. All'interno della struttura abbiamo rinvenuto il materiale di interesse investigativo per le autorità tedesche, la cui condivisione poi sarà oggetto di approfondimento e analisi anche da parte nostra per capire se ci fosse in qualche modo connessioni del soggetto con nazionali italiani e quindi poi avviare delle indagini mirate. L'Umbria ha spinto su alcuni acceleratori nel 2021 in termini di ripresa come sul fatturato, ma è rimasta indietro su altri come investimenti e redditività, dove la regione deve fare meglio. E guardando all'economia del triennio passato si possono già intravedere purtroppo i sintomi di preoccupazione per l'anno che verrà. Questo è il quadro che è emerso dall'incontro l'economia umbra e i bilanci delle imprese che si è tenuto al Centro Servizi Alessi di Perugia, promosso dalla Camera di Commercio dell'Umbria in collaborazione con la filiale di Perugia della Banca d'Italia. Sono stati presentati dati non noti ma di grande importanza per comprendere i livelli di competitività del sistema economico dell'Umbria paragonando a quello di Marche, Toscana e Abruzzo, risultati dell'indagine sui bilanci aggregati delle imprese letti attraverso specifici indicatori sia a livello di economia regionale complessiva sia di singoli comparti, oltre a un approfondimento sui principali specifici settori. Ascoltiamo le interviste. Allora, l'analisi che noi dobbiamo fare della ricerca che è stata fatta tra Camera di Commercio e Banca d'Italia ci inorgoglisce perché diciamo intanto è un'eccellenza e la tipologia di ricerca che è stata fatta che è diversa diciamo dalle solite indagini sul numero delle imprese, lo stato di salute e via discorrendo. Noi possiamo dire che le nostre imprese e i nostri imprenditori hanno avuto una spinta eccezionale e il post pandemia lo stanno superando alla grande. Ci auguriamo naturalmente che questa spinta continui e continui in tutti i settori dell'economia. Le luci e le ombre coesistono da sempre nell'economia umbra. Quello che abbiamo cercato di fare è quello di analizzare i bilanci di un triennio particolare, 2019-2021, delle imprese umbre.
l'ultimo bilancio depositato in effetti è il 2021, ed è ovviamente bilanci che mostrano quella caduta vertiginosa su tutti gli indicatori nel 2020 per le cose ovviamente note del Covid e del lockdown, e una ripresa anche abbastanza significativa nell'anno successivo, nel 2021. Però insomma gli acceleratori della crescita nel 2021, alcuni sono più importanti, penso per esempio al fatturato, mentre il livello degli investimenti resta a livello intermedio comparativamente a regioni vicine che hanno tessuti economici simili, vale a dire la Toscana, le Marche e l'Abruzzo. Teniamo meglio di queste regioni sul piano occupazionale, e invece la caduta della redditività delle imprese resta molto significativa. Quindi, come dire, abbiamo spinto su alcuni acceleratori nel 2021 in termini di ripresa, penso al fatturato, ma siamo rimasti indietro su altri, penso in modo particolare agli investimenti sui quali dobbiamo fare meglio e alla redditività. È chiaro che il nuovo scenario che si prospetta è uno scenario problematico per le imprese, sto pensando a, come dire, a quest'anno dove i costi dell'energia e il tasso di inflazione hanno pesato sui bilanci che ancora non conosciamo ma che possiamo presumere manifestino certe difficoltà, e un anno, quello prossimo 21, dove si stima purtroppo un rallentamento significativo dell'economia anche del nostro paese che avrà ripercussioni sull'Umbria. Quindi, come dire, guardiamo l'economia del triennio passato, ma ci sono i sintomi di preoccupazione dell'anno che verrà purtroppo. Appuntamento a Cortona per una giornata alla scoperta del territorio e dei giovani talenti premiati da Banca Centro Toscana Umbria. Giunta alla sua 24esima edizione, la cerimonia di consegna delle borse di studio si è trasformata quest'anno in una preziosa occasione alla scoperta del territorio grazie alle iniziative collaterali organizzate dalla banca per i suoi ospiti. Il tour attraverso le vie della città etrusca e la visita al MAEC, il Museo dell'Accademia Etrusca e della città di Cortona. Un invito cui hanno risposto oltre 300 persone tra premiati e familiari che hanno animato la splendida sala del Centro Congressi Sant'Agostino nel cuore di Cortona. Sul palco si sono alternati studenti delle scuole elementari, medie, superiori e università di Toscana e Umbria, premiati con 112 borse di studio pari a oltre 31.000 euro. Dal 1999, anno di inizio di questo speciale riconoscimento al merito scolastico, la banca ha assegnato 2.353 borse di studio per un valore complessivo di oltre 734.000 euro. Sì, oggi con molto piacere abbiamo premiato oltre 100 studenti tra diplomati e laureati che sono distinti nel loro percorso di studi. È stata una bellissima soddisfazione, intanto essere a Cortone, quindi coniando un nuovo claim sul progetto che è praticamente sapere, cultura e territorio. Siamo in una realtà importante nel cuore dell'Italia centrale e abbiamo dei luoghi bellissimi, densi di cultura, di storia, di tradizioni, e quindi vogliamo approfittare di questo evento importante per Banca Centro, rappresenta uno dei momenti istituzionali più importanti, per realizzare questo evento in vari territori, quindi conoscendo la cultura e le nostre tradizioni. Ed è stato emozionante anche il fatto di sentire che i giovani soci della banca, neolaureati, già hanno una posizione importante nel mondo del lavoro, chi si interessa già di intelligenza artificiale, chi già consulente in società di consulenza internazionali, chi già fa specializzazioni importanti nel campo della medicina e della ricerca. Devo dire che questo forse è avvenuto anche, qui vogliamo prendersi un piccolo contributo, dal fatto che da oltre 20 anni Banca Centro aiuta questi giovani e li incentiva nello studio e nel lavoro. Sì, no, ritorna in presenza anche perché le ultime due edizioni le abbiamo fatte con le faccette piccole, diciamo, online, che però è stato lo stesso importante dare un segnale. È un momento in cui noi prendiamo atto che i percorsi fatti ai nostri giovani premiati dalle elementari, le medie e poi le superiori trovano un loro sfogo in laureati, soci stavolta, che effettivamente già stanno dimostrando nel mondo del lavoro di avere una prospettiva.
Una mattinata di grande festa e gioia, quella andata in scena mercoledì 7 dicembre nel centro storico di Perugia, grazie alla presenza di oltre 200 bambini e bambine delle scuole perugine di Babbo Natale con le sue enormi bolle di sapone, l'Acropoli si è riempita di risate e divertimento. Sono stati i propri ragazzi, infatti, a decorare gli oltre 100 alberi di diverse specie, forniti e posizionati da Umbra Flora, raggruppati in piccoli boschetti e posizionati lungo Corso Vannucci, tra Piazza della Repubblica e l'Arco di Via dei Priori. Circa 1600 le decorazioni realizzate dai giovani artisti, elaborando i materiali, dischetti di legno circolari e a forma di stella, forniti dal Comune agli istituti scolastici. Ad accogliere alunni e maestre sono stati il sindaco Andrea Romizzi, il vice sindaco e assessore alle politiche scolastiche e giovanili Gianluca Tutere e l'assessore allo sviluppo economico Gabriele Giottoli. Assisi si offre come luogo di accoglienza per il dialogo sul disarmo nucleare. È da qui, dalla terra di San Francesco, che parte questo pressante appello a riprendere subito i colloqui bilaterali sul disarmo per evitare la proliferazione nucleare e per dare al mondo un segnale concreto che solo attraverso il tavolo del negoziato si può raggiungere la pace. È questa la richiesta lanciata dal Comitato per una Civiltà dell'Amore e dalla Diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. È accaduto nel corso di un seminario dal titolo Il disarmo nucleare, il trattato New Start tra Federazione Russa e Stati Uniti d'America, la costruzione di una via della pace, che si è svolto ad Assisi, nella sala della spogliazione del Palazzo Vescovile. L'appello sarà anche presentato a Papa Francesco affinché se ne faccia primo portavoce, hanno spiegato i promotori. Nella richiesta alla Federazione Russa e agli Stati Uniti d'America si legge tra l'altro: avevamo appreso con piacere enorme la vostra determinazione a riprendere i colloqui operativi sul disarmo nucleare con il trattato New Start. Ora che sono stati nuovamente sospesi, ricadiamo come intera umanità nella ritornata minaccia di autodistruzione nucleare senza certa speranza di uscirne. Per evitare lo scontro l'escalation nucleare serve, per il bene di tutti, riprendere prontamente e prioritariamente i colloqui sospesi sul disarmo nucleare, a partire proprio dalle affermazioni e dalle azioni positive di Stati Uniti e Federazione Russa. Parole di apprezzamento all'iniziativa sono arrivate dal segretario di Stato del Papa, Cardinal Pietro Parolin. Il disarmo nucleare, ha scritto, al centro del vostro seminario, rappresenta una delle vie importanti per un cammino di pace. Anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha inviato un messaggio di sostegno, sottolineando che non c'è bene e valore più importante della coesistenza pacifica dei popoli e dei valori di libertà, uguaglianza e democrazia. Sfida a suon di cappelletti in occasione della semifinale della seconda edizione del Cappelletto d'Oro. La gara gastronomica per cuochi amatoriali curata da Real Umbria, le calde sale di Villa Buitoni, struttura gestita da Antonello Orlandi. In piena atmosfera natalizia, lunedì 5 dicembre hanno accolto 15 sfidanti che con passione hanno fatto vivere un piatto della tradizione umbra in un contesto diverso da quello della propria casa. Il cappelletto, da quasi tutti i partecipanti, viene associato al Natale, allo stare in famiglia, a racconti di cronaca familiare, fra profumi di infanzia e ricordi mai dimenticati. Insomma, più di una gara, quella del Cappelletto d'Oro, è un momento conviviale di condivisione e passione. La tradizione del cappelletto coinvolge tutta l'Umbria, da nord a sud, con partecipanti arrivati da Narni, Foligno Corciano, Magione, Gubbio e Perugia, qualcuno direttamente da Arezzo. Sono arrivati emozionati, pieni di energia e muniti di cappelletti surgelati e brodo già pronto. Fra di loro qualcuno non nasconde di averli cucinati più di 4 volte prima di portarli alla semifinale. La donna ferita dalla malattia che riemerge con tutta la sua energia, la sua forza e il suo coraggio, e da una crisalide diventa una splendida farfalla. Un trionfo di colori e di vitalità che dona luce e positività dopo un periodo duro e difficile. E questo è il senso di Emozioni in Movimento Fashion Week Color Perugia, lo spettacolo di beneficenza che si è svolto sabato 3 dicembre presso il Teatro Mengoni di Magione, organizzato dall'associazione Vivo a Colori della presidente Claudia Maggiurana, con il patrocinio della Regione dell'Umbria, della provincia di Perugia e del Comune di Magione. Un connubio tra arte, danza, musica e recitazione che ha emozionato e coinvolto il pubblico presente.
L'edizione 2022 dell'Oscar del Cuore si è svolta venerdì 2 dicembre presso la Sala dei Notari a Palazzo dei Priori a Perugia. L'evento, la sua prima edizione, è stato organizzato da Un'idea per la vita Ollus. La cerimonia, come spiega la presidente Laura Cartocci, è volta a conferire un riconoscimento ai mecenati e ai sostenitori a vario titolo dei progetti dell'associazione. La Ollus opera sul territorio regionale da 3 anni con l'obiettivo di sensibilizzare le donne in merito all'importanza della diagnosi precoce del tumore e attraverso una serie di iniziative raccoglie fondi per il progetto Banca della Parrucca, che offre in comodato d'uso gratuito un toupé a tutte le donne che affrontano il duro percorso della chemioterapia. Sì, noi vogliamo con questo Oscar del Cuore, visto che le persone che ci sostengono hanno un cuore grande, dare questo riconoscimento ai nostri mecenati, sostenitori e professionisti che volontariamente ci hanno seguito per questi 3 anni. Beh, devo dire che sono veramente onorata per questo riconoscimento, ma in realtà devo veramente ringraziare l'associazione e le tante associazioni che stanno vicino a chi deve affrontare un percorso molto complicato, molto difficile come quello delle malattie oncologiche. Naturalmente questa è un'associazione molto sensibile al tema delle donne e sta facendo tantissimo proprio per sostenerle in questo percorso. Io sono, come dicevo, molto felice di ricevere questo riconoscimento che per me è uno stimolo a fare ancora di più e a fare meglio per tutti coloro che ne hanno veramente bisogno. E anche su questo, ecco, la nostra sanità deve dare risposte adeguate, ma se non ci fossero le associazioni e i tanti volontari che operano in questo settore, sicuramente non riusciremo ad ottenere i grandi risultati che si ottengono oggi. Sì, davvero un grande onore essere nominata madrina di questa bellissima associazione che ha a cuore la salute delle donne, ma ha a cuore anche il percorso che le donne devono fare nel momento in cui si trovano ad affrontare una difficoltà legata ad una situazione di salute. Ormai purtroppo sono tantissime le donne che sono sottoposte ad interventi chirurgici dovuti a tumori e quindi l'associazione che porta avanti il tema della prevenzione è un'associazione davvero di grande importanza. Accanto a questo svolge tutte quelle attività che possono sostenere le donne anche dal punto di vista fisico, anche della bellezza, quindi attraverso le parrucche, attraverso la possibilità di creare dei trucchi, delle cose per poterle fare star bene, perché la cura è fatta anche di questo. Noi non abbiamo bisogno solo di una cura fisica che colpisce la malattia, ma abbiamo bisogno anche di sentirci accolte nel momento in cui si sta affrontando questo problema. Ma soprattutto l'associazione è fondamentale per questa promozione che fa verso la prevenzione. La prevenzione è tutto, la prevenzione salva le vite, quindi anche noi come amministrazione comunale più volte abbiamo fatto delle attività di screening per le donne al seno o altri tipi di prevenzione, perché appunto bisogna lavorare molto, convincere le persone che curarsi per tempo, essere attenti alla propria salute per tempo salva davvero una vita. E quindi un grande merito a questa associazione e a tutte le sue e i suoi sostenitori. Ha tutta l'aria di uno spareggio la partita che si disputerà domani a Renato Curi. Spareggio perché le due squadre stanno, il Perugia in fondo alla classifica e la SPAL poco più in alto, 12 punti il Perugia, 15 la SPAL, quindi il Perugia vincendo aggancerebbe appunto la formazione ferrarese, che sarà seguita per questa circostanza dal presidente, lo statunitense Joe Tacopina, mentre il Perugia risponderà con l'appello dei tifosi della Curva Nord, che saranno tutti presenti per dare il proprio apporto nel momento di difficoltà alla propria squadra. La partita si annuncia delicata, appunto per i motivi di classifica,
ma anche per gli aspetti che la riguardano, nel senso che si affronteranno da un lato l'allenatore più esperto, il veterano della categoria, 64 anni, l'allenatore del Perugia Fabrizio Castori, e sull'altro fronte l'allenatore più giovane, appena 39 anni, Daniele De Rossi, un novizio per la categoria, anzi un novizio in assoluto perché è la sua prima esperienza appunto da allenatore. Le due squadre hanno dei problemi, il Perugia non può far conto su un giocatore esperto, un attaccante di peso quale Samuel Di Carmine, che si è infortunato nella gara di Cosenza, per cui dovrebbe mandare in campo Castori grosso modo la stessa formazione dell'ultima uscita, con Melchiorri e Strizzolo, o in analisi diversa Melchiorri ed Olivieri, che era in grande forma anche lui prima di infortunarsi. Sul fronte della SPAL, che viene da 3 sconfitte consecutive, De Rossi conferma i giocatori ai quali ha dato fiducia, e in particolare ai 2 attaccanti, Moncini e la Mantia, quest'ultimo miglior realizzatore della squadra con 4 gol nell'ultima giornata, protagonista anche di una sfortunata autorete. Nella formazione spallina giocherà un ex che è passato per Perugia nella scorsa stagione, 4 partite, nessun gol, una presenza quasi da fantasma, cioè Murgia. Ripeto, una partita da giocare con molta intelligenza, perché tutte e due le squadre cercano la vittoria, ma la cerca soprattutto il Perugia. A De Rossi sarebbe sufficiente anche un pareggio per tamponare la emorragia di sconfitte. In trasferta va bene un pareggio. Il Perugia dovrebbe cercare finalmente la vittoria per dare anche una svolta al suo cammino di rimonta. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 8 dicembre, Ariete. Il sestile lunare vi aiuta a tenervi al passo con i tempi, ma anche se non avete lo smartphone all'ultimo grido, pazienza, potete farne a meno. Migliorate i rapporti umani cominciando a pensare a come poter dare una mano a chi è in difficoltà. Toro, l'attenzione nei confronti degli altri e anche di chi magari è meno fortunato vi guida verso scelte consapevoli. La premura darà i suoi frutti. Per il bene dell'ambiente create un albero di Natale riciclando oggetti e senza doverne abbattere di vini. Gemelli, la congiunzione della Luna con Marte vi rende irrequieti. Meglio non invischiarsi in faccende che non vi riguardano. Occhio al nervosismo. Le lucine dell'albero si intrecciano e non ne vogliono sapere di sgarbugliarsi. Fate un respiro profondo. Cancro, meglio vere amicizie che quelle dei social. Non vi ritroverete mai veramente soli se potete contare su persone in cui riporre la vostra fiducia. Eliminate dalla vostra vita ciò che non è in armonia con il vostro sentire, starete molto meglio. Leone, coinvolgete gli amici in un progetto per il benessere della vostra comunità. Anche se economicamente non redditizio, ci guadagnerete comunque. Far felici gli altri non è facile, ma dato che ne avete la possibilità, vorrete sicuramente provarci. Vergine, giornata per voi forse poco equilibrata. Venite chiamati in continuazione ad aiutare su più fronti e alla fine la stanchezza si fa sentire. Avete ben poco tempo per pensare agli addobbi natalizi, lasciate che se ne occupi qualcun altro. Bilancia, gli altri vi seguono e vi danno una mano mentre progettate addobbi luminosi degni di una gara. Volete a tutti i costi che siano i più belli.
Se i vicini fanno delle rimostranze per la musica e il baccano, rispondete a tono: è un giorno di festa. Scorpione, non vi piace arrampicarvi sugli specchi, perciò dedicate alcune ore di questo giovedì di festa al ripasso di alcuni concetti importanti. Alla fine, richiamati dalla confusione, raggiungete i familiari alle prese con la realizzazione dell'albero. Sagittario, l'opposizione del Sole con Marte vi farà scontrare con l'indolenza di una persona. Spronatela a reagire, ma senza diventare scorbutici. Avete un bel da fare nel mettere tutti d'accordo. Alla fine dovrete rassegnarvi, non è proprio possibile. Capricorno, sorridete di più e troverete nuovi amici. Occorre un cambio di prospettiva, in quanto a volte risultate essere a tratti un po' monotoni. Con l'arrivo delle festività è difficile resistere alle dolci tentazioni, ma se volete essere in forma. Acquario, le cose da fare sono molte, ma grazie al trigono lunare con Saturno e a un'organizzazione attenta e precisa, avrete il tempo di fare tutto e bene. Pronti per il grande passo? Il partner non vi mette alcuna fretta, ma se i tempi vi sembrano maturi. Pesci, con la disarmonia Luna-Nettuno è facile restare a sognare ad occhi aperti per ore, ma quando si tratta di concretizzare andate in panne. Superate una piccola delusione in amore, sapete già con chi potervi rifare. Che tempismo perfetto! Ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Festa dell'Immacolata con nuvolosità ma poche piogge. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 8 dicembre. Deboli fenomeni al mattino possibili su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. Variabilità asciutta altrove con nebbie e nubi basse al nord. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge sparse possibili soprattutto sui settori centrali tirrenici e sulla Campania. In serata è notata tempo in peggioramento al centro-nord con fenomeni localmente anche intensi, specie tra Liguria e Toscana. Neve in arrivo anche a bassa quota, soprattutto sul basso Piemonte. Temperature minime senza variazioni. Massime il lieve calo al nord e il locale rialzo al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.